Questo programma è offerto da Medicamen. È da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen, inoltre, è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207B, Bari. Telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni, è al vostro servizio. Amici sportivi di Radio Doppio Zero e del Bitonto Calcio, buonasera, siete in diretta per questa puntata 12 più 1, si dice, o 13, per questa puntata 13 siete in diretta dal Tiore Bar in Viale Giovanni XXIII qui a Bitonto, grazie alla disponibilità del titolare e di tutte le persone che ci lavorano dentro. Come vedete, l'ospite di questa sera è Danilo Colella. Già cominciavo a sbagliare il nome perché ce ne sono troppi di Danilo stasera. Cioè abbiamo Danilo Migirulli, un evento più unico che raro. Abbiamo Danilo Migirulli alla regia, Filippo Migirulli dietro la telecamera, Danilo Cappiello qui accanto a me, Nicolangelo Biscardi. Buonasera a tutti. E come ho detto, l'ospite di questa sera è Danilo Colella. Ciao Danilo, benvenuto. Buonasera a tutti. E logicamente, grazie, dietro le telecamere c'è anche la presenza vigile della nostra mamma Anna Verdiello, che è l'unica persona con un briciolo di raziocinio, di dignità, soprattutto dopo ieri sera, l'unica che ha mantenuto un certo aplomb, una certa aplomb già a tavola. Sì, allora spieghiamo subito perché in pratica tu ieri hai fatto la bestia ieri sera. No dai, non si può dire così.
Ieri sera c'è stata la cena sociale del Bitonto Calcio presso una struttura alberghiera qui nelle vicinanze, dove il presidente Rossiello e il presidente in pectore padre hanno offerto una presidente onorario hanno offerto un'ottima cena a tutta la squadra. Ci sono stati anche gli scambi e gli auguri per il regalo di Natale, però queste cose poi le vedrete anche nei prossimi giorni, per cui rimanete sempre sintonizzati sulla pagina ufficiale del Bitonto Calcio e sulla pagina ufficiale di Radio W0, perché ci saranno molte novità e soprattutto cercheremo di fare anche i backstage di tutto quello che è successo e soprattutto sera, al dosso del Natale, vigilia Natale, non vi lasceremo soli. Che non so se è più una minaccia o una promessa. Avrete contenuti da visionare e commentare, soprattutto. E soprattutto da commentare. E a proposito di commenti, prendo la palla al balzo da Nicolangelo. Vi ricordo che c'è la possibilità sempre di interagire con la nostra chat di Facebook, dove questa sera siamo tornati, grazie al signor Zuckerberg, in diretta. Grazie. Dopo due settimane dove eravamo da un'altra parte. Allora, ragazzi, io oggi ho parlato troppo. Andiamo avanti subito, che questa puntata deve essere velocissima, perché so che ci sono un po' di impegni. Noi corriamo. Subito. E allora, chiaramente ieri avremo anche il modo di analizzare e ricordare quello che ieri è successo, i vari eventi del Bitonto coinvolto nel territorio della nostra città, con la vista della Fondazione Santi Medici. Ne parleremo più tardi, ma facciamo un passo indietro e ritorniamo a quel che è stata la trasferta dello stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania, la vicinissima Valla della Lucania, profondo Cilento. L'unica cosa che usano le mozzarelle in bufala, che almeno no, è quella, no, siamo andati solo di bufala. Detto questo, siamo andati solo di bufala, però non si fosse lui è andato pure di salsicce di facile interpretazione. Stiamo allora analizziamo assieme al nostro ospite Danilo Colella una delle rivelazioni, oserei dire, di questa stagione, perché è arrivato in punta di piedi nel Bitonto, è stato uno degli ultimissimi volti nuovi del Bitonto nel mercato estivo, e si è praticamente preso quel pezzetto di terreno di gioco della difesa lì assieme ai suoi compagni di reparto. Dunque, una rapida analisi di questa gara contro la Gelbison, con insomma impressioni, anche le immagini curate appunto da Radio W0. Un pareggio, Danilo, su un campo che sapevamo non facile. La Gelbison in casa aveva subito fino a quel momento soltanto un gol nella sconfitta con il Taranto. Per il resto aveva sempre fatto punti, aveva sempre mosso la classifica tra le mura amiche. Quanto rammarico però c'è per questi due punti persi, perché sicuramente c'è un po' di rammarico, vista anche la natura del gol che ha subito il Bitonto. Sì, sicuramente ci è rimasto un po' di amaro in bocca, su questo non c'è dubbio. Tutto sommato però abbiamo fatto la nostra partita, purtroppo ci ha condannato un episodio che non so qui a commentare. Invece commentiamolo. Penso purtroppo sia stato chiaro a tutti, l'arbitro non ha visto, diciamo così, un fallo, loro sono stati anche bravi e ci hanno fatto gol. Però è stata una partita combattuta, la partita che ci aspettavamo, come dicevi tu, su un campo difficile, una squadra ostica, e stiamo con questo amaro in bocca, però ci vediamo subito riscattare domenica. Volevamo, diciamo, commentare l'episodio da un punto di vista. Sì, possiamo. No, c'è stato un momento di. Tranquillo. Tramma. Nicola, dovrai ancora imparare dopo un anno e mezzo che devi guardare il monitor. Ora che mi sto sforzando per guardare la telecamera, non mi dici di guardare il monitor. Cioè, tu lavori. Il monitor, perché devi. Un lavoro di un anno e mezzo me lo hai sviluppato. Andiamo avanti, proseguiamo. Nel frattempo salutiamo Ciro Amelio che ci sta guardando. Assolutamente sì, tra l'altro apro e chiudo parentesi, proprio poco fa assieme a Ciro e Chico Patierno e Turu Biason siamo stati al cinema Coviello per un evento assieme alla scuola calcio dell'USD Bitonto Calcio Bella Vista. I tre giocatori del Bitonto hanno portato i loro saluti ai tanti bambini della scuola calcio e hanno portato anche, oltre a delle foto ricordo, gli auguri di Buon Natale in quella che è stata la festa appunto di Natale della scuola calcio Bitonto Calcio Bella Vista. Detto questo, torno su quell'episodio, ma non per dilungarmi, per sottolineare che abbiamo atteso forse 4 giorni
per evidenziare questa irregolarità di gioco ai danni dello stesso Danilo. Nessuno si è lamentato finora, ma non noi siamo oltre anche di un altro livello anche su quanto riguarda le polemiche. Purtroppo infatti sono cose che capitano e possono sbagliare tutti, su questo non c'è dubbio. Ci è girata male questa volta, però non ci demoralizziamo sicuramente. Danilo, senti, io volevo fare una domanda molto diretta, cioè in queste giornate di campionato ogni tanto hai giocato bene, ci sono state le volte che hai giocato meno bene, però è mancato qualcosa domenica, a parte l'errore dell'arbitro eventualmente, è mancato qualcosa. Che cosa secondo te per portare a casa la partita? Secondo me non è mancato nulla, ti dico la verità, è ovvio che ci sono anche gli avversari. Tutte le partite non è che possono finire 2-0, 3-0, cioè, sappiamo che soprattutto in questa categoria non è mai una passeggiata, anzi è sempre una battaglia, con chiunque giochi, dalla prima all'ultima in classifica è sempre una battaglia, si fa sempre fatica a portare 3 punti a casa, ripeto, a mio avviso non è mancato nulla, siamo entrati in campo bene, determinati, aggressivi come sempre, io non ho visto cambiamenti rispetto agli altri domeniche sull'approccio proprio alla gara. E purtroppo il secondo tempo per vari motivi, loro hanno spinto un po' più sull'acceleratore, abbiamo sofferto un po' di più, però mi sembra che fino a quel momento non avevamo rischiato nulla, cioè loro non hanno mai tirato in porta. Ripeto, c'è stata un'occasione solo con Simonetti in avvio. Ripeto, è stato un episodio che loro sono stati bravi a sfruttare, perché ripeto c'è anche l'avversario e è finita la partita. Allora prima di andare Mario Romano volevo per questo per fare sì certo, secondo me guardando la partita insieme a Nicola, insomma a fallo all'inizio della ripresa c'è stato probabilmente un caso di concentrazione, la squadra avversaria molto aggressiva e quindi probabilmente infatti le avversarie c'erano, parlavo con Nicola, sono molto pericolosi e insomma stavamo creando penso sia normale anche perché loro giocavano in casa, sapevamo che loro servivano punti per la salvezza, quindi è ovvio che ci sia una reazione da parte della squadra avversaria. Noi fino a quel momento siamo stati bravi a tenere botta, siamo ripartiti, poi l'episodio è girato a favore loro, poteva girare a favore nostro, facciamo il 2-0 e finiva la partita. Io volevo tornare sul campo di concentrazione, ovvero questa partita è stata preparata, ho seguito tutta la settimana, tutti gli allenamenti, in condizioni, diciamo, per una squadra che sta al primo posto, insomma, non proprio consone, ovvero palese, allenamento alle 13, doppio tour, vari, questi spostamenti possono incidere a livello di concentrazione e di stress mentale sul calciatore che deve preparare comunque una partita importante. E voglio dire di più, essendo stata la terza partita giocata sul campo sintetico dopo Cernion, Sorrento e Val, 3 pareggi, secondo me queste partite qua non vengono preparate, non possono essere preparate al meglio appunto per queste problematiche delle strutture, insomma. Perché ho notato una fase di allenamento, un martedì mercoledì alle 15 dove entrare la Wonderful, mister stava preparando degli schemi, tutti fuori. Perché, su questo noi dall'inizio dell'anno che ci alleniamo alterniamo lo stadio di Bitonto al campo di Palese, quindi non sono d'accordo su quello che dici tu, che il calo di concentrazione dipende da questo. Secondo me, anzi, siamo avvantaggiati dal fatto che giocando la domenica su un campo, trovando un campo sintetico, allenarsi su un campo sintetico ci favorisce. Poi purtroppo tu sei meglio di me che non sta a me dirlo, però le strutture che abbiamo qui in Bari, zone limitate, sono un po' limitate. Quindi ci dobbiamo reputare anche fortunati a poterci allenare. Anche a De Palma, siete andati una giornata proprio pienamente invernale. Veramente, Mario, sappiamo che... Non devono essere, non sono alibi. Sono alibi, però non devono essere alibi. Quello che ho notato, insomma. La tua considerazione è giusta, ma sappiamo anche che rispetto ad altre squadre,
che hanno la possibilità di potersi allenare nella loro città, faccio un esempio Cerignola, un esempio su tutti, che hanno un terreno di gioco in erba sintetica, a livello logistico è facile, quindi noi sappiamo che nella stagione invernale, nel momento in cui c'è un clima meteo non proprio favorevole, e la settimana scorsa non lo è stato per nulla, non possiamo andare a forzare ulteriormente il terreno di gioco in erba naturale, certo, della città, certo, degli Ulivi, pur di preservarlo chiaramente per le partite della domenica. È capitato ad esempio che con la Fidelis Andria, nonostante giocassimo in casa la domenica, l'allenamento di rifinitura del sabato è stato fatto a Palese, proprio perché la sera prima ha piovuto e quindi non si poteva. No, purtroppo sappiamo le problematiche logistiche, che ci sono delle problematiche logistiche, non avendo avuto, però noi sappiamo delle squadre, ma assolutamente, il Taranto si è allenato anche a Castellaneta, che non è, cioè noi bene o male Bitonto Palese è una strada, Castellaneta, sapendo di fare più strada. Allora io volevo salutare alcune persone che ci seguono da casa, come al solito. Adesso Francesco Parenzo, scusi, sì. Il Casarano si allena a Parabita talvolta, per cui è abbastanza lontano. Dicevo, volevo salutare un po' di persone che come al solito ci scrivono da casa, ci scrivono da Lecco, Daniele Verriallo, Filippo Pierro, Giuseppe Maria Tedesco, come al solito che ci segue sempre, alcune persone che ci stanno sentendo anche dalla Germania. Come al solito tu sai benissimo, Nico, che noi interagiamo moltissimo con i nostri amici utenti da casa, e mi hanno scritto che Taranto Cerignola non è stata ancora omologata. No, assolutamente, per quelle, sì, perché per quel problema c'è una eventuale irregolarità nel tesseramento di Kosnic, che, esatto, è un difensore neo arrivato in casa Taranto, schierato già da mister Panarelli domenica scorsa nella sfida casalinga contro il Cerignola, e la società ofantina del Cerignola appunto ha notato qualcosa che non andava probabilmente nel tesseramento di questo giocatore, ha presentato ricorso, quindi il risultato di 2-2 maturato al termine di 90 minuti regolamentari potrebbe cambiare poi. Assolutamente. E in più, del giudice, e in più volevo ricordare logicamente che i rumori di fondo che sentite, perché siamo all'interno del bar Tiore, come vedete qui alle spalle, per cui se avete qualche rumore tipo caffè o roba varia, è perché noi lo facciamo dal vivo, aumenta in maniera esponenziale la clientela. Allora, siamo contenti. Fare un'ultima domanda, anzi un altro paio di domande. Do un minuto perché poi Danilo logicamente ha bisogno di... Allora, lo spogliatoio come ha accolto questo pareggio e com'è stata la reazione del martedì alla ripresa degli allenamenti? Sicuramente, ripeto, ci ha lasciato la mare in bocca, quindi eravamo tutti un po' delusi, però allo stesso tempo una delusione positiva, costruttiva. Infatti martedì ci siamo ritrovati per l'allenamento, eravamo più carichi che mai, più determinati che mai, perché ci volevamo riscattare subito. Poi avete fatto anche la foto a stemperare la delusione. Esatto. Sei ritornato ad altissimi livelli, lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, lo dicono le prestazioni, puoi fare tutti gli scongiuri che vuoi, dopo tanta sfortuna, un lungo infortunio, è una rinascita per te, è una seconda vita calcistica, come sicuramente c'è felicità, c'è soddisfazione, no, sì, perché sì, se ripensi ad agosto, i primi passi, ad oggi, sì, sì, tanta roba. Sicuramente sono contentissimo, noi abbiamo avuto modo di parlare proprio di questa cosa qua qualche mese fa, e non posso che ringraziare veramente tutti, la società, il presidente, i direttori, il mister, che mi hanno accolto al meglio e mi hanno dato l'opportunità di rilanciarmi in una piazza prestigiosa come quella di Bitonto. Poi sicuramente l'augurio che mi faccio è quello di continuare così e di a fine anno, chissà. Speriamo, facciamo. È la speranza di tutti. Noi lo sappiamo, quando si parla di spostamenti e così via, noi sappiamo che per realizzare questo sogno dobbiamo fare un miracolo. Cioè è inutile che ci prendiamo in giro,
lo siamo consapevoli e devono essere tutti consapevoli in questa città che per ottenere questo sogno dobbiamo fare qualcosa di straordinario, qualcosa, non voglio dire di epico, leggendario, ma qualcosa di che vada oltre l'umano pensiero. Penso a Gianinetti, penso alcune volte. Gianni, che va bene, ragazzi. Allora basta, è finito il tempo. Non vi posso dare più tempo perché bisogna dare lo spazio a Danilo. Con il un'altra domanda che per dopo, dopo ci abbiamo il tempo. Danilo, e non sapere a chi rivolgo. Io lascio parola ai Danili. Ovviamente preferisco il Danilo giocatore al Danilo addetto stampa. Sì, grazie. Anch'io preferisco il Danilo giocatore. Ok. Vai. A te stesso. Vai Danilo Cappiello, vai. E allora, io ringrazio la regia per questa prima foto che abbiamo chiamato Pronti si comincia. Qui siamo ad un passo dal fischio d'inizio di una gara qualsiasi. Con l'Andria si comincia. Sì, in questo caso è l'Andria, però comunque siamo nelle battute quasi iniziali di una gara. Secondo te, in questo momento qui, nella mente di un giocatore, prevalgono le indicazioni tattiche o comunque vengono sovrastate da quella che è la carica agonistica che la gara porta con sé? Guarda, sicuramente c'è la carica agonistica in questo momento, poi noi scendiamo in campo e già sappiamo quello che dobbiamo fare, quindi qualche minuto prima di scendere in campo ripeti tutte le nozioni, gli schemi, le tattiche varie, però alla fine quando entri in campo ti concentri sull'atteggiamento, sulla carica agonistica. Diciamo che è un 50-50, dai. Poi è sempre soggettivo. Prego la regia di passare alla seconda foto, questa è la partita contro il Taranto, una delle partite più belle della storia del Bitonto. E possiamo, l'abbiamo chiamata duello alle 15 di domenica. Anche perché la partita si gioca di sabato. Ci sta. È un unicum, esatto. Anticipo. Secondo te il continuo battibeccare tra un difensore e un attaccante in una partita rappresenta in sé un duello in cui poi alla fine vince chi vince più battaglie, chi colleziona più battaglie vinte? Sicuramente sì, è una guerra. E a fine partita la vinta è sicuramente chi ha vinto più duelli, su questo non c'è dubbio. E gioca molto anche il fattore mentale nel duello tra difensore e attaccante, secondo te? Il gioco mentale è fondamentale, è il gioco psicologico e fa parte del gioco, appunto. Penso che comunque, parlo da difensore, dopo due o tre anticipi sull'attaccante acquisisci anche una certa carica in modo tale da poter reggere il confronto, sì, per tutti i 90 minuti. No, allora posso fare una domanda a Danilo perché mi è venuta adesso. Abbiamo fatto la stessa domanda a tutti i difensori che sono venuti qui. Quando arrivano i vostri tifosi, i vostri avversari, qual è la prima cosa che pensate? Gli do alle gambe, gli faccio male, gli è meno. Mi faccio sentire, questo è quello che gli faccio sentire la presenza, diciamo. Bella, diciamo di sì, la randellata. Questa diciamo che è la risposta diplomatica. No, poi dentro magari c'è qualcuno. Veramente, che cosa passa in quei pochissimi secondi che avete di tempo prima che arrivi l'avversario? No, pensi sicuramente a farti sentire, a dare subito un segnale all'attaccante, a chi è di fronte, a dire oggi non si passa di qui. Poi ovvio ci sono tutti gli altri fattori, certo, quello mentale, certo, psicologico. Quello ignorante. Quello ignorante soprattutto. Ma durante la settimana lavorate anche da questo punto di vista? Sull'ignoranza. No, dai. Ti alleni comunque anche in settimana su questo. Non puoi arrivare la domenica a attaccare la spina. Quindi è un lavoro che parte dal martedì, anche con i tuoi compagni di squadra. E il calcio è un gioco, è una sfida, quindi è una sfida a livello di gruppo ed è una sfida individuale con l'avversario che è di fronte. Certo. Oggi tra l'altro mi sento un pochettino osservato, poi capire. Allora, vabbè, andiamo con la terza foto, la mettiamo subito. Fra le altre persone, Mario, Alessandro Gargiulo ci sta guardando a casa, Gigi Anacledio ci stanno guardando a casa, Giorgio Fiore che dice ciao Mario, ciao a tutti, domenica chi vince paga davvero. Esatto. E una domanda da casa dice: vorrei chiedere a Colella come mai quando siamo in 11 contro 10 non riusciamo ad imporci. A saperlo. Che forse le squadre si chiudono. Esatto. Hai dato già tu la risposta, ti ringrazio. No! Perché in realtà questa è una cosa sul quale ne discutiamo spesso, perché per molti l'uomo in meno sembra un vantaggio, ma in realtà per me è uno svantaggio. Non è uno svantaggio, però ci pensavo anch'io. Quando siamo in superiorità facciamo più fatica, appunto perché le squadre tendono a chiudersi dietro, ci sono meno spazi e comunque sono pronte a ripartirti, quindi devi stare attento.
è un'arma a doppio taglio, diciamo così. Allora, parlavamo di duelli tra difensore e attaccante, la terza foto si collega proprio a questo discorso qui. Qui vediamo un avversario leggermente moribondo a terra e qui a credo proposito sia nocire inferiore dopo sì. Un'azione verso il decimo minuto dove ci fu praticamente un arresto cardiocircolatorio in tribuna tra di noi perché ci fu quella palla che schizzava ovunque in area di rigolo, fortunatamente quello si girò, tirò all'esterno. Ci attaccammo le vene a vicenda per non crepare in sala stampa. A proposito di questi duelli qui fra difensore e attaccante, tu in questi istanti che cosa pensi quando magari vedi l'avversario a terra post contrasto con te? No, sicuramente mi accerto se ha avuto danni seri, la maggior parte delle volte non è così per fortuna e nulla, e non penso nulla, penso solo che mi sono fatto sentire e va bene così. E va bene così. Anche noi pensiamo la stessa cosa. Invece questa qui, la quarta foto, Danilo l'abbiamo chiamata come me qualche anno fa e secondo noi è una foto molto significativa della... Foto numero 4. Non c'è. Adesso non c'è, cerchiamo di recuperare. Va bene, comunque era una foto che ritraeva te assieme a Gargiulo, ma Gargiulo può essere così come Gianfreda, te assieme ad un under. Anzi no, è la Schirone, questa qui, sì. Sì, è con Schirone. Con calma la recuperiamo, ragazzi. La stiamo già recuperando grazie alla magia della regia. Danilo, ho fatto anche giro. Quasi la rima. Quando guardi gli under, Danilo, ti rivedi un po' in loro? Rivedi un po' il tuo percorso? Tanti, sì, sicuramente ci siamo passati tutti, più grandi. Abbiamo fatto qualche anno d'under anche noi. Per fortuna gli under che abbiamo sono molto disciplinati, vogliono migliorare ogni giorno, hanno rispetto di tutti, anche tra di loro, quindi non abbiamo nessun problema con gli under, ti parlo a livello proprio caratteriale, a livello di spogliatoio, sono dei ragazzi eccezionali, possono solo crescere. Sicuramente stanno i grandi, tracciare la strada da seguire, però penso che in questo momento stia andando tutto per il meglio. Assolutamente sì. Allora, come al solito da casa aumentano sempre di più le persone che ci guardano. Ci sta guardando anche Gianni Iorino, che scrive Grande Danilo. Adesso non so che intenzione. No, lui. Grande, sì, sì, no, Danilo, lui, certo. Non grande te. Mister. Grande. Mister numero 2, però ha scritto numero 2. No, numero 2 sono io. No, numero 1 è lui. Numero 1 è lui, Gianni. Però lui mi chiama numero 2. Vabbè, perché sempre il numero 1 è sempre tutti lui. Tutti gli altri chiamano numero 2. Giaguaro, stai sbagliando. Tutti gli altri sono comunque... numero 2, mentre lui numero 1. Giaguaro, stai sbagliando. Allora, grazie a Danilo Cappiello come al solito per, la sua, per i suoi screenshot fotografici. E allora io direi di mandare il servizio, Nicola, lo lanci tu. È un servizio. No, sono soltanto delle immagini che adesso facciamo vedere, spieghiamo di così. Nel frattempo è arrivato anche uno dei tanti tifosi del che abbiamo del Bitonto che gravitano. È Graziano Moretti che sta gravitando dietro le telecamere e dopo farà una domanda a Danilo. Nel frattempo invece vi facciamo vedere un po' delle immagini che abbiamo registrato durante il pomeriggio di ieri quando i giocatori del Bitonto sono andati al centro diurno Pino Puglisi all'interno della Fondazione dei Santi Medici e hanno fatto questa grandissima sorpresa ai ragazzi presenti lì. Prego la regia di mandare in onda il filmato e poi li tranquillamente ne parliamo anche insomma fra di noi. Allora, questi sono il filmato che arriva. Danilo, mi parli un attimo di quelle che sono state le tue sensazioni ieri all'arrivo. Cioè, ti sei mai trovato di fronte a questa quantità di bimbi che hanno fatto un chiasso infernale inneggiando con cori alla Bitonto Calcio? No, è sempre bello regalare un sorriso, soprattutto ai bambini, quindi siamo stati veramente contenti di andare a trovarli. Loro ci hanno ospitato veramente nel migliore dei modi. È stata una bella iniziativa, sicuramente. È stata un'iniziativa, devo dire, emozionante. Adesso mandiamo, possiamo mandarlo. Emozionante per tutti, per i più piccoli, per noi, per la società, per il presidente. È stato un punto di incontro tra noi, diciamo, i bambini che sappiamo tutti hanno il sogno di diventare calciatori o giocare a pallone. Noi dobbiamo sicuramente ringraziare. Allora, ringraziamo uno le immagini di Danilo Cappiello e del sottoscritto, vabbè, relativamente. Due, Paolo D'Auccelli che ha organizzato Paolo questa D'Auccelli, bellissima che giornata. Ha voluto il segretario, chiaramente. Ha fortemente Paolo, voluto. Big Paolo, grande Paolo, che ha fortemente voluto, organizzato con l'avallo convinto della società del presidente Francesco Rossiello questo
pomeriggio nella città, io lo vorrei chiamare, perché vedere questa macchia nero-verde muoversi, camminare in quello che è poi il cuore della città, potremmo anche dire il cuore della fede in un certo qual modo per tanti bitontini che hanno chiaramente un legame stretto con i santi Cosma e Damiano, vedere tanti questa macchia nero-verde e anche portare il loro messaggio e calarsi in questa realtà del territorio è sicuramente un bel segnale. Poi vedete mister Taurini che si mette a palleggiare con i ragazzi, c'è stato veramente un coinvolgimento attivo, non di quelli passivi. Il Bitonto ha portato anche dei doni, ha ricevuto dei doni, perché ha ricevuto dei portachiavi fatti a mano dai bambini, quindi arte manuale di che hanno regalato anche a me e Danilo, e sono veramente molto bellissimo, molto belli, e portano dietro una frase molto particolare, adesso mi sfugge quale sia, perché non la ricordo. E mentre la società ha donato due palloni da calcio, una maglia, un gagliardetto, esatto, e gli album panini. Sì, esatto. album panini con le figurine dove c'è il Bitonto. Il Bitonto è ovvio, noi siamo in basso dal professionismo e quindi è giusto che il Bitonto ci sia poi per quanto riguarda l'album Panini, che è un'istituzione tutta italiana, cioè, avere la possibilità Panini, di avere una squadra di città, un orgoglio per la ed è stato anche bello vedere questi bambini che chiedevano gli autografi, cioè qua non stiamo parlando dei che faccio dire Ronaldo, Messi, i ragazzi del Bitonto apprezzati, stimati, osannati dai bambini di Bitonto, e questa è una delle più belle poi vittorie culturali, sociali che la nostra società, questa squadra, questi ragazzi che ogni domenica scendono in campo ovunque onorando al meglio la città, indossando con ardore, con orgoglio i colori di questa nostra città. Sì, quasi sindaco. Diciamo. Sì, no, vabbè, tu lo vivi in maniera molto passionale, così come Danilo. Insomma, noi siamo un attimino più distaccati. Noi facciamo marketing territoriale comunque. Comunque, a prescindere. Noi portiamo Bitonto nel migliore dei modi ovunque, noi facciamo marketing territoriale. Sì, noi, allora diciamo che noi facciamo famiglia, cioè noi siamo famiglia legata al Bitonto Calcio. A proposito di famiglia, è bruttissima come cosa, però è bella da dire, da casa Vanecus ci scrive un saluto a tutti, la ringraziamo, ma un saluto soprattutto a nonna Anna da parte di Amelie, che è uno di questi giorni cercheremo di portare qui. Volevo anche aggiungere, non so se Danilo era presente alla casa alloggio. No, siamo andati sempre con una delegazione di... Ecco, qui c'è l'incontro con il rettore Don Vito Piccinonna. Ecco, qui queste sono le immagini presso la casa alloggio con mister Roberto Taurino che dialogava con alcuni ospiti della casa alloggio. Tra l'altro c'era qualcuno di Brindisi, di Lecce, e mister Taurino scambiava i posti dove è nato, cioè i paesi, i quartieri di Brindisi, le distanze tra un quartiere e l'altro. Questo è l'incontro invece prima della celebrazione eucaristica con Don Vito Piccinonna, che riceve dalle mani del presidente Francesco Rossiello una maglia del Bitonto autografata da tutti i giocatori. Ecco, qui è il momento poi della consegna, dello scambio dei doni, e poi chiaramente il Bitonto ha partecipato alla messa di Natale. Bellissimo anche il messaggio nell'omelia di Don Vito Piccinonna, che pur dicendo che non è uno sportivo, ecco, però chiaramente ha dato il suo in bocca al lupo, ha dato la sua benedizione al Bitonto, un messaggio bello quello di Don Vito, vero ragazzi, perché ha parlato dell'importanza del gruppo e non solo dell'io, dell'essere solista, l'importanza del gruppo sia per vincere, per ottenere le vittorie nella vita, nel campo, nello sport, ma anche per diventare poi esempio, ecco, fare gruppo, fare squadra, esempio soprattutto per voi che venite guardati da tanti bambini, oggi più che mai da tanti bambini bitontini. E niente, è stata veramente una bella iniziativa. E poi l'immagine più toccante forse è stata quella della consegna di una maglia, lo abbiamo raccontato anche nelle immagini fotografiche della nostra Anna in un articolo bellissimo di Mario Sicolo pubblicato questa mattina sul Da Bitonto, la consegna di una maglia
al dottor Nicola Saracino, che è stato per anni, 25 anni addirittura, medico sociale del Bitonto Calcio, un momento commovente che ha coinvolto veramente tutti. È stato anche era molto emozionato anche il presidente Francesco Rossiello, perché davvero vedere una persona 91enne piangere di vera gioia, con cuore ricolmo di gioia, per un gesto della consegna di una maglia a tutta la squadra e alle sue spalle, che lo ha idealmente abbracciato, i piedi delle statue dei Santi Medici Cosme Damiano, è un'immagine che sicuramente dà lustro all'umanità, alla sensibilità e alla bellezza di questo, di questa società e di questo momento. Diciamo che è stato un pomeriggio molto toccante, molto emozionante, che ha toccato tutti, non soltanto la squadra ma anche le persone che erano presenti, perché c'erano anche alcuni tifosi che poi hanno partecipato alla messa. Un momento di comunione tra i giocatori, tra la squadra, tra la città tutta, insomma, è stato veramente un bel momento. Allora, nel frattempo... E non mancheranno altri momenti legati a Natale, sì. Perché stiamo organizzando una sorpresa domani per altri bambini. Per altri bambini, poi dopo... Devo trovare quattro giocatori che vogliono venire. E poi dopo... Colella non lo faccio venire apposta da Bari. Poi diremo anche, insomma, l'appuntamento la prossima settimana, cosa succede. Questo lo diremo alla fine. Nel frattempo prego la regia di preparare la pubblicità, perché fra un attimo andiamo. Allora, prima di andare... Però analizziamo il campionato. Assolutamente. Vai Danilo, sì. Vai Danilo. Il 17° turno, l'ultimo del girone d'andata. Siamo al giro di boa di questo campionato di Serie D. Vedrà l'Audace Cirignolo ospitare la Nocerina, il Bitonto ospitare il team Altamura, il Città di Fasano che farà visita al Brindisi. Sfida insidiosa quella per il Brindisi Fasano. Assolutamente sì. Sfida insidiosa quella per il Foggia, che ospiterà il Gladiator allo Zaccheria. Il Casarano riceverà il Gravina. Il Taranto proverà a dare la sterzata alla sua stagione contro la Fidelissandria, a caccia disperata di punti per poter venire fuori un po' dalle sabbie mobili della classifica. Il Grumentum che ospiterà l'Agropoli in quello che a tutti gli effetti un match salvezza. Il Nardò che ospiterà il Francavilla, mentre la Gelbison che farà visita al Sorrento. Ci sono due sfide. Allora, io direi di lasciare un attimo la schermata sul prossimo turno, perché sicuramente... Ma infatti io volevo far parlare Danilo per quanto riguarda queste partite qui. Come le vedi? A parte quella dove c'è il Bitonto scritto in verde Altamura, io guardo solo quella. No, sicuramente poter guardare solo quella. Una bella sfida Andrea Taranto, perché sono tutti e due in un momento negativo, diciamo così. Andrea, io ci sono stato, una piazza molto esigente, molto calorosa, quindi Taranto non ne parliamo, quindi sarà una bella sfida. Soprattutto è un turno di campionato a forti tinte pugliesi, perché ci sono credo ben quattro derby: Bitonto Altamura, derby della provincia di Brindisi, Brindisi Fasano, un derby molto, molto sentito. C'è anche Casarano Gravina, tra bella due partita. Squadre comunque interessanti, Casarano in forte ascesa, Fidelissandria Taranto, come dicevi tu giustamente Danilo, è una sfida tra due squadre che hanno bisogno necessariamente di riscattarsi. C'è questo Grumentum Agropoli che vale una fetta importante di salvezza. Ci sono due sfide salvezza, perché non dimentichiamo anche Nardò Francavilla. Il Nardò si è rilanciato nelle ultime settimane e ha lasciato l'ultima posizione che praticamente ha occupato dall'inizio del campionato grazie alla vittoria di Agropoli. Tra l'altro ci dispiace aver letto nei giorni scorsi dei tifosi del Nardò che sono stati brutalmente tacciati, apostrofati da uno pseudo giornalista di Agropoli che ha insultato i tifosi del Nardò. Come si dice che i giornalisti devono fare i giornalisti, al massimo possono fare un pochettino i tifosi senza mai mancare di rispetto, come si dice in questi casi, squadre. Forse siamo un po' in troppi a fare questo mestiere. Assolutamente, io direi che l'ordine debba intervenire. Scusate, perché tra un mese si vengono a prendere i soldi della RAT ogni anno. Appunto. Però dovrebbero poi fare qualcosa, far sentire un pochettino la presenza pseudo personale. No, non lo voglio neanche nominare. No, non si può nominare, non lo facciamo, perché non vogliamo andare a nominare, perché purtroppo dà scredito alla nostra categoria. Assolutamente. Soprattutto non ha senso fare dei nomi, perché è già in quest'ultimo periodo è stato, andiamo a lo voglio conoscere già in quest'ultimo periodo è stato abbastanza presente in vita. Va bene, allora ragazzi, aspetta un'altra cosa, ci sono due su questo turno di campionato: il ritorno di Favarina d'Andria, esatto
è stato sollevato dall'incarico Raimondo Catalano. E ho letto di una notizia oggi, Mario, voglio, tu che sei sempre qui, che c'è un problema allo stadio a Foggia. Non pare che siano, ho letto di recinzioni che sono state tolte, forse si gioca, forse non si gioca. Vabbè, non è stato notificato. Diciamo che non possiamo andare oltre. Perché comunque non sono ufficialità che sono arrivate. No, ho letto di alcuni. Sono notizie che si leggono, ma fino a quando non sono ufficiali non possiamo assolutamente dirle queste cose qui, per evitare qualsiasi tipo di polemica. Allora, prima di andare in studio, prima di andare in pubblicità, una domanda che è arrivata da Donato Cappiello. Che dice buonasera agli ospiti in studio, a Danilo ovviamente, a lui perché va bene. Domenica affrontate una delle squadre che si è più rinforzata nel mercato dicembrino, specie nel reparto avanzato, con gli innesti di Croce e Salatino. Che partita ti aspetti? Sicuramente sarà una partita dura, perché come diceva amico, loro si sono rinforzati, hanno preso Salatino, Croce, che conosco Gambuzza, molto bene, Gambuzza, sono in fiducia soprattutto dopo l'ultima giornata, quindi sarà una partita veramente impegnativa come tutte le altre. Assolutamente. Allora, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo subito dopo con l'ultima parte del programma, perché poi alla fine non ci sarà soltanto Nicolangelo che avrà bisogno delle bombole dell'ossigeno, ma anch'io che vi devo aggiornare su alcune situazioni per quanto riguarda Radio Doppio Zero. Pubblicità. Medicamen è da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen inoltre è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207B, Bari. Telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni, è al vostro servizio.
Eccoci qua, siamo ritornati in studio per la seconda ed ultima parte di Ruggito Neroverde, puntata numero 13 in questo giovedì 19 dicembre 2019. Credo di aver detto tutto al posto giusto. Allora, sì. Prima di andare con la solita botta finale, vogliamo conoscere un attimino più da vicino la squadra della Team Altamura attraverso le note del signor Mario Romano. No, Nicolangelo, leggi tu. Allora, e come al solito comincia adesso la rubrica de l'avversario secondo romano. Presentiamo la Team Altamura che domenica verrà a giocare allo stadio con le immagini sovraimpressione di Team Altamura Fidelis Andria 2-0, doppietta del neo arrivato Croce. Permettimi di salutare il presidente Francesco Rossiello che ci sta guardando. Presidente, buonasera e benvenuto tra di noi, anche se virtualmente. C'è sempre. E allora, nata nel 1941, grande Mario Romano, epico, storico, omaggio del calcio. Altamura ci stanno seguendo anche. Ebbe diverse denominazioni, di cui anche Unione Sportiva Altamura, quella posseduta per maggior tempo, almeno fino agli anni, dagli anni 50 fino al 66-67, poi dal 95 al 2015, anno dello scioglimento. E certo, per un'apparizione in Serie C, addirittura negli anni 45-46, l'Altamura ha sempre disputato campionati regionali fino all'86, quando poi è riuscita a salire, ad arrampicarsi fino alla Serie C2, quindi al professionismo, e per 11 anni nei campionati interregionali. È retrocessa nel 2002 nelle serie regionali e poi è scesa sempre più nel calcio pugliese. Poi ha ritrovato gloria con Franco Tafuni, presidente Franco Di Benedetto, allenatore, ancora in serie C2, quindi nell'89, nell'88-89, ha sfiorato anche la Serie C, un duello con la Pro Matera. È stato anche allenato da Eziolino Capuano, sto notando, al termine del campionato dilettanti 95-96, i Murgiani conclusero al primo posto il girone A che tornarono tra i professionisti, perché poi l'anno dopo retrocessero a causa del play-out perso contro il Marsala. Poi ci sono stati chiaramente tanti cambi di denominazioni, ricordiamo alcuni precedenti tra Bitonto e Altamura. Uno del 27 ottobre dell'88 finì 0-0. Quell'anno l'Altamura vinse il campionato con 51 punti davanti alla Pro Matera, il Bitonto si classificò al quinto posto. Un altro precedente invece è quello del 19 novembre 2006, quando si chiamava Leonessa Altamura, e il Bitonto vinse per 3-0 grazie alle reti di Laviano, di Camasta, Laviano e Fusco. Quell'anno la Leonessa retrocesse. Poi chiaramente c'è il... Perdonatemi un attimo, quella gara il Bitonto mi sa che la giocò con la maglia rosa, se non erro. Sì. È vero, ricordavo bene. Grazie a Moretti. Dalla prossima settimana io la rubrica gliela faccio fare a Graziano Moretti, perché se Graziano conferma che Romano era lo stesso modello di quest'anno della seconda bianca con la striscia nero-verde, però era rosa con le strisce nero-verde. Meno male che non era come quella della... Aspetta, adesso sentiamo Graziano. Dimmi. Ragazzi, alza un po' la voce Graziano, così almeno... Mi permettete il mio pensiero. Allora, con la maglia rosa di Bitonto lo utilizzò perché l'allenatore a suo tempo era mister Pietro Luis Salernitano, e quindi loro con un po' di partita lo utilizzavano, e comunque ci porta anche bene, bisogna dire. Per cui l'allenatore era di Palermo, era il rosanino del Palermitano, giusto. Sì. Grandissimo Graziano, grazie. Allora, risultato finale di questa rubrica: Moretti 5, Romano 0. Però occhio, perché se andiamo addietro negli anni, anni 80, il Bitonto ha giocato talvolta maglia rosa e pantaloncini verdi, tutto fuo. Addirittura. Era un evidenziatore il Bitonto. Mamma mia, era un antinifi. Anche e allora andiamo avanti. Vai Nico. Oggi l'ultimo precedente è quello dell'anno scorso, che ricordiamo tutti grazie alle reti di Picci e Padulano. E oggi attualmente l'Altamura, che è partita con mister Severo De Felice e ora è allenata da Monticciolo, Alessandro Monticciolo, tra l'altro è stato secondo anche dei vari Giampaolo, ex Milan, e Vivarini, ora al Bari. L'Altamura si trova al decimo posto in classifica con 20 punti, di cui 17 in casa e 3 fuori casa. Speriamo che questi 3 restino tali.
In trasferta era accumulato appunto solamente 3 punti, frutto di una vittoria da Agropoli per 2-0 e 7 sconfitte. Non ha mai pareggiato fuori casa, uno score negativo di 5 gol fatti e 12 subiti. Il miglior marcatore finora è Mirko Guadalupi con 5 reti, esperto centrocampista brindisino che ha anche militato in Serie A con il Siena, in B con Ancona. Con 4 reti, anche se soltanto 2 in maglia Altamura, segue Antonio Croce, un classe 86 attaccante, l'abbiamo anche citato prima con il nostro Danilo. E poi c'è anche, come detto, il ritorno di Raffaele Gambuzza, che è un difensore esperto dell'85 e del giovane attaccante classe 99 Cosimo Salatino. Queste sono un po' alcune informazioni e ringraziamo la team Altamura. Ringraziamo come al solito il Vangelo secondo Romano, è una cosa grossa, e l'avversario secondo Romano. Ma comunque dalla prossima stagione a livello solare, cioè dall'anno prossimo, io qualche nota a Graziano Moretti gliela farei fare, perché potrebbe essere interessante, oltre ad averlo come ospite e come amico e come io tifoso. Direi l'avversario secondo Moretti alla faccia di Romano. Può essere anche così. Il nome della rubrica potrebbe così anche. Allora, essere. Io direi una domanda a ciascuno. Ok, a giro. Al nostro Danilo. Partendo da Graziano. Giusto, da Graziano. Partendo da Graziano. E qui per fare una domanda. Graziano, mi raccomando. Alza la voce così Graziano. Ci sentiamo anche da casa. Allora, buonasera Danilo. Buonasera. Rispetto alla gara di domenica scorsa a Vallo da Lucani, cosa secondo te non ha funzionato per portare 3 punti a casa? Ho risposto prima a questa domanda. Sei venuto tardi. Va bene. Ti sei giocato il jolly, grazie. No, ripeto, ci ha condannato un episodio, a mio avviso. Sicuramente in ripartenza potevamo chiuderla, e oggi stiamo parlando di tutt'altra cosa. E l'impegno penso che ci sia stato, la determinazione pure, e noi dobbiamo fare affidamento su queste due qualità che abbiamo: determinazione, sangue, sudore, e speriamo di portare 3 punti a casa anche domenica. Mario Romano, grazie. Preferisci più da centrale o nell'attuale ruolo sinistro? Guarda, ti dico la verità, è per me indifferente, non ho problemi né a fare il centrale né il, diciamo, il braccetto di sinistra, così lo chiama il mister. Prima c'è domenica giocare a destra forse. No, destra no. È difficile. No. Però non diamo indicazioni tattiche. Esatto, diamo, perché non scopriamo subito la squadra. Ma tu beva che sei in realtà a Mura, pure a destra questo bene. Ma oh, sono entrato a destra a 2 partite, se non sbaglio, all'inizio campionato con il Gladiator, però era proprio un casi estremi. No, io peccato, Danilo, una domanda tu. Sì, ragioniamo sempre partita per partita, questo è chiaro, però secondo te l'ultima dell'anno contro un'Altamura rivoluzionata dal mercato e la prima poi il prossimo anno contro il Francavilla dopo la sosta natalizia, quale di queste due gare secondo te nasconde più insidie per il Bitonto? Quella di domenica, questa domenica qua. Perché andiamo a trovare una squadra in salute, loro giocano molto bene, si muovono bene in campo, poi come abbiamo detto prima si sono rinforzati, hanno preso giocatori di esperienza, di qualità, e quindi la gara di domenica sarà molto ma molto impegnativa. Due domande invece, sì, dai, in realtà sono due domande in una. No, è come al solito una domanda. No, allora te la sviluppo in una. È furbo lui, capito? Vabbè, dovevamo chiudere una domanda. Allora, una domanda. Io ricordo che insieme a Danilo Cappiello, in un incontro che abbiamo avuto con degli studenti di Tondini, dove c'era sia Taurino che Amelio, mister Taurino proprio evidenziava il fatto che la forza del gruppo Bitonto lo si nota anche da un'immagine, ovvero quella che vede spesso, se non quasi sempre, due giocatori che magari si contendono un posto, una maglia da titolare, come Colella e Ciro Amelio, che in realtà sono insieme anche nel post partita, post allenamento, nel chiacchierare, nel fumarsi anche una sigaretta, scaccia pensieri. E poi non è che se la fuma, è giusto un modo anche per scaricare, no, fantasia, no. Scaricare la tensione. No. Ed è bello perché comunque due giocatori che sanno comunque in cuor loro di essere tra virgolette rivali per un posto da titolare, eppure sono una squadra nella squadra.
penso che questa cosa sia più evidente come con Ciro, però veramente per tutti è così, cioè siamo veramente tutti dei fratelli, è una vera famiglia. Questo è il primo requisito per giocare a calcio, per stare in uno spogliatoio, in una squadra. Noi ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, poi con Ciro siamo veramente fratelli perché ci conosciamo da piccolini, abbiamo giocato 2 anni insieme, quindi veramente siamo tutti fratelli, indistintamente. E comunque domenica potresti giocare con Ciro, perché vista la squalifica di Paolo Lomastro, Montrone sulla via del recupero, ci può essere la possibilità che venga ricomposta la linea dei 35 minuti col momento, ma può essere un'ipotesi, un'idea. Vediamo il mister. L'ultima parola è sempre del mister. Parliamo del cielo, non vogliamo. Poi comunque penso che la nostra forza sia proprio questa: chiunque giochi, chiunque venga chiamato in causa, dà sempre il 110%. Quindi... Assolutamente. E questo l'abbiamo notato anche, insomma, durante ieri sera, durante la cena di ieri sera, veramente sembravamo, perché ci mettiamo anche noi dentro, una grande famiglia, veramente una grande famiglia allargata, abbiamo scherzato e riso. Deve essere così. E si ottengono i grandi risultati attraverso quando c'è l'unione, esatto. L'unità di intento, l'unità. Allora, e tutte le componenti devono viaggiare. E quando dico tutte le componenti, dico tutte le componenti, dentro e fuori. Allora, siamo in dirittura d'arrivo. Nicola, come al solito, ti do 1 minuto e mezzo per descriverci quello che succederà domenica per la partita. E poi chiudiamo la puntata, insomma, con 2 o 3 annunci che dobbiamo fare, anche perché c'è una domanda che riguarda la settimana prossima. Il programma non ci sarà logicamente giovedì 26, perché 26 è festivo, ci sarà venerdì, ci sarà venerdì 27, ma adesso vi spiegherò che cosa succederà venerdì 27. Nico, 1 minuto e mezzo. Niente, abbiamo già pubblicato la locandina oggi pomeriggio. Infatti, possiamo andare... Bitonto Team Altamura, abbiamo anche annunciato che si giocherà alle ore 15 per qualcuno, per la gioia di qualcuno che diciamo preferisce che il Bitonto giochi alle 14:30. Giochiamo alle ore 15 Bitonto Team Altamura, ultima giornata del girone di andata del girone H del campionato di Serie D. Le modalità di acquisto del biglietto le conoscete già, i costi anche lo sapete ormai dall'inizio del campionato. Affronteremo questa ultima gara dell'anno con l'augurio che davvero lo stadio sia pieno. Alle 17 la partita è finita, potete poi andare a fare i regali, il cinema, i preparativi per il cenone, tanto i negozi a quell'ora qualcuno chiude pure. Potete anche venire in sala stampa a vedere il bue e l'asinello, l'asinello ci stanno, quindi tutto allo stadio. La possibilità di fare il biglietto in prevendita c'è, lo sapete, sia presso il Via Vai Center che la tabaccheria Sorgente in piazza Santi Medici. La biglietteria dello stadio Città degli Ulivi sarà attiva a partire dalle ore 13:30. Lo stesso discorso vale anche per la tifoseria ospite della Team Altamura, che potrà acquistare il tagliando direttamente dal botteghino del settore ospiti di via Abaticchio. Ok, grazie a Nico come al solito per le sue informazioni per quanto riguarda la partita di domenica. Allora, per qualche sciabolata morbida, Allora, per quanto riguarda invece noi, come vi ho detto prima, l'appuntamento, prima di tutto rimanete sempre collegati con la pagina ufficiale di Radio Doppio Zero e con la pagina ufficiale del Bitonto Calcio. Vi preavviso che dal gennaio 2020 ci saranno tantissime novità, perché Radio Doppio Zero, anche in collaborazione con la partnership del Bitonto Calcio, è riuscita ad arrivare a determinati obiettivi che ci eravamo prefissi all'inizio della stagione, e lo diciamo con una nota di sorriso ma soprattutto di orgoglio: siamo diventati testata giornalistica, abbiamo avuto l'accredito definitivo alla Lega Nazionale Diretta. Domani esce il comunicato della Lega Nazionale. Esatto, di questa cosa siamo veramente molto molto orgogliosi. La puntata, come vi ho detto, non sarà giovedì 26 ma venerdì 27, ma faremo una puntata speciale, sarà una puntata a Marcord. Ci stiamo organizzando, vi faccio 2 nomi con Mario Sicolo e Nicola Lavacca, per cercare di recuperare qualche giocatore del Bitonto di qualche anno fa. Cercheremo di coinvolgere
leggere qualche giornalista non soltanto di Bitonto ma anche di fuori. Se ci volete vedere, ci vedrete in diretta streaming venerdì 27 e logicamente lì poi avrete libero sfogo per quanto riguarda le vostre domande su quello che sarà la puntata di venerdì 27. Poi, per quanto riguarda l'anno prossimo, ci organizzeremo per quello che sarà possibile, anzi ve lo diciamo fin d'ora, che se c'è la possibilità di avere degli sponsor che ci seguiranno, potremmo anche fare delle radiocronache in diretta della partita del Bitonto, quando il Bitonto logicamente... Radiocronache! Non iniziamo a dire... Cioè, date la diretta! No. Le dirette TV... La radiocronaca... Ci saranno le dirette radiofoniche... Radiocronica uguale... Ma spieghiamo... Commento sì, Nico, senza video... Però spieghiamo per quale motivo sono radiocronache. Sono radiocronache perché i diritti di Lega hanno un certo peso e i costi sono leggermente un certo peso, 2.500-300 euro, insomma ce ne sarà questa possibilità. Poi se riusciamo a trovare qualcuno se riusciamo a trovare qualcuno che ci fornisce la possibilità di fare una telecronaca, assolutamente ben lieti. Grazie veramente a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie a quelli che ci seguiranno e che aiuteranno Radio Doppio Zero ad andare avanti. Faccio l'ultima domanda a Danilo e chiuderò poi la serata, e la domanda è questa: ciao Danilo, volevo chiederti che cosa significherebbe a livello personale vincere il campionato di Serie D. Madonna santa. Guarda, preferirei più provarlo che parlarne, quindi speriamo bene. Sicuramente penso sia una gioia indescrivibile, un traguardo veramente enorme per noi, per tutti, per la città, per tutti i tifosi, i giocatori. Sia qualcosa di magnifico, come ha detto prima Nicolangelo, è un sogno che stiamo coltivando giorno per giorno, giorno per giorno, con tutte le difficoltà, con tutti le problematiche, esatto, assolutamente. Grazie a Danilo Cappiello per essere stato con noi. Danilo Cappiello, perché scusi, parli lui? Hai fatto un no look. La persona più importante, alla fine. Grazie a Danilo Cappiello. Grazie a voi. Grazie a Nicola Gioviscardi. Grazie. Grazie a Mario Romano. Grazie a voi. E soprattutto, grazie a Danilo Cappiello. Grazie a voi. Grazie a voi. C'ho 30 secondi. 15. Augurare a tutti i tifosi del Bitonto veramente un sereno Natale, festeggiamolo insieme domenica allo stadio, spingendo la squadra alla vittoria. Probabilmente ci stiamo organizzando come società, ci sarà una sorpresa per tutti i tifosi del Bitonto, sì. Assolutamente. Il presidente vuole fare un forse un regalo, non lo so, poi vediamo che cosa però vuole. Forse vediamo, stiamo cercando di capire se c'è questa possibilità di un dono, di un omaggio ai tifosi, un motivo in più probabilmente per venire dunque allo stadio, certo. E oltre alla puntata del 27 può essere pure che un'altra puntata speciale la facciamo il 30, lunedì 30, perché diciamo c'è sempre le feste di mezzo, vedremo quello che possiamo una fare. Puntata può essere anch'essa speciale con un ospite al 38 speciale che viene direttamente dal Salento e da Brindisi e dalla panchina, cioè diciamo dalla panchina. Potrebbe essere Mister Taurino, però ci stiamo organizzando, vediamo un po'. Allora, grazie veramente per essere stati con noi stasera, grazie al Tio Re Bar che ci ha ospitato questa sera, anche perché c'è uno sfondo nero-verde fantastico. È molto bello, e soprattutto venite qui, insomma, perché noi abbiamo assaggiato due o tre cosine, sono ottime da mangiare. Poi tu, io no! E vabbè, questo è un problema tuo. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie, auguri di buon Natale da Radio Doppio Zero, grazie, auguri di buon Natale da tutti noi. Ci vediamo venerdì 27. Ciao! Tutti allo stadio! Tutti allo stadio! Questo programma è stato offerto da
Medicamen è da 40 anni il punto di riferimento per i baresi e non solo nell'ambito della parafarmacia e sanitaria. All'interno dell'attività, vasto assortimento di dermocosmesi, calzature sanitarie ed ortopediche. Medicamen, inoltre, è rivenditore autorizzato Fratelli Tomasi Calzature. Tante poi le novità, tra cui elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, plantari su misura e la possibilità di una visita specialistica con un tecnico ortopedico. Numerose idee regalo per Natale e non solo. Medicamen, sanitaria e parafarmacia del dottor Mariano Rubini, è in via Melo 207B, Bari. Telefono 080 523 7646. Medicamen, da 40 anni, è al vostro servizio.